Il dibattito e le conseguenti polemiche sull'imminente insediamento su decisione del governo Renzi, del commissario Perbagnoli, ha scatenato di nuovo le proteste dei comitati civici che da anni chiedono bonifiche della zona occidentale di Napoli e che i progetti di sviluppo siano ad esclusivo vantaggio economico per la collettività. Ecco perché questa mattina i rappresentanti delle associazioni di cittadini hanno organizzato un sit-in di protesta davanti la sede della Regione Campania. E di Sorge, uno dei portavoce del movimento, non esclude nuove proteste in futuro. Il governo Renzi vuole trasformare il principio chi ha inquinato deve pagare in chi ha inquinato viene pagato. Questa è una cosa che noi da anni denunciamo, dopo le mobilitazioni del 7 novembre, di febbraio, di marzo, ancora una volta in piazza, oggi sotto la regione, per dire anche alla regione che deve prendere posizione. Sappiamo bene che De Luca fa parte proprio di quel partito, il Partito Democratico, che oggi al governo si sta facendo carico del partito della devastazione, del saccheggio, dei licenziamenti, della precarietà sociale ed ambientale. Oggi in particolare c'è una grossa composizione anche dei disoccupati che fanno parte di quel blocco sociale che sul territorio si sta mobilitando per rivendicare bonifiche reali sotto controllo popolare, lavoro stabile e sicuro, servizi e spazi sociali. Se Renzi pensa di nominare un commissario e di dare di nuovo in mano alle stesse società che hanno inquinato il diritto di decidere sui nostri territori, ha fatto il conto senza l'ossa e si troverà una città intera a barricarsi e a opporsi a questo decreto criminale.